15 aprile. C'è chi fa il ricco e non ha nulla, e c'è chi fa il povero e ha grandi beni. Proverbi 13:7. La vera ricchezza. Gli esperti del settore, giornalisti, fiscalisti, cercano di stabilire a quale livello si possa parlare di ricchezza. Luca Cordero di Montezemolo recentemente ha indicato la cifra di 100.000 euro annuali come soglia di ricchezza. Ma molti non sono d'accordo e sposterebbero anche di molto questa soglia, sia in alto che in basso. La Bibbia spiazza gli uni e gli altri con la dichiarazione contenuta nel proverbio di oggi: si può essere ricchi e non avere nulla. Si può essere poveri e avere grandi beni. È chiaro che secondo la Bibbia i criteri per misurare la ricchezza non sono solo economici, ma di altro genere. D'altronde non era ricca Marilyn Monroe? E la cantante Britney Spears? E quell'agnelli che si è gettato dal cavalcavia? Penso che siamo tutti d'accordo nel definirli dei poveracci ben poco invidiabili. La ricchezza si dovrebbe misurare con parametri ben diversi: benessere, soddisfazione, felicità. E in questo caso ci sono tanti poveri cristiani che hanno grandissimi beni. La certezza della salvezza, la pace con Dio, la potenza dello Spirito Santo, l'amicizia dei fratelli in fede, la straordinaria ricarica spirituale di ogni domenica, eccetera. In questo momento ho il conto corrente vicino al rosso, ma mi sento molto più ricco e privilegiato di tanti VIP della TV. Richiedi la tua copia gratuita visitando lo store sul sito Parole di Vita.